Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Amici degli ascoltatori, buon pomeriggio, bentrovati sui 103.9 di Radio Roma in questo sabato 9 giugno 2007, un'altra puntata della Radio dei VIP che vi tiene compagnia ormai da quasi 10 anni. Un saluto naturalmente a tutti voi, grazie per essere all'ascolto, perché senza di voi non avremmo motivo di essere qui. E come dico ogni volta, appunto, abbiamo appena iniziato, comunque è arrivato tipo porta a porta, no? Ormai proprio come fa Bruno Vespa, è arrivato però senza suonare, è arrivata un'altra ospite. Comunque ancora non ho presentato gli ospiti, cioè non c'è problema, adesso ricomincio, li presento. Innanzitutto un saluto in cabina di regia Giuseppe Savoca e Matteo Di Rocco, che sono la colonna portante della nostra trasmissione, proprio la parte che non si vede però che si sente proprio materialmente, perché altrimenti il nostro traino tecnico. E naturalmente un saluto al nostro editore, il dottor Alessandro Malatesta, che ormai da 10 anni, il prossimo anno festeggiamo 10 anni con Radio dei VIP, perciò faremo sicuramente una grandissima festa, ci stiamo già lavorando. Comunque oggi 9 giugno, una giornata molto particolare per Roma, ci sono due manifestazioni, c'è la visita di un capo di Stato è stato atteso, tra l'altro. Io onestamente sono rimasto un po' sconvolto da alcune situazioni che ho visto oggi nello scorrere delle immagini appunto televisive. Bush, parliamo appunto di Bush, George Bush, che è stato ospite a Roma delle varie organi istituzionali, ma soprattutto si è recato anche in Vaticano dal Papa. Onestamente io almeno questa è una scelta personale, una decisione, una opinione personale. Vedere Bush che ha provocato tutte quelle vittime, tra l'altro senza calcolare che dietro ogni morto in questa guerra che è stata portata in Iraq proprio dagli Stati Uniti, di ogni morto c'è una situazione familiare che va al di là del morto, una famiglia che che vive una situazione che è delle ferite che non si rimargineranno per tutta la vita. E onestamente il Papa che ha accolto così bene Bush, onestamente è forse un qualcosa che va anche contro il credo della religione cattolica. Questo almeno è la mia opinione, volevo dirlo naturalmente, però i nostri ospiti stanno un po' quasi annuendo, perciò condividono quello che ho detto. Comunque andiamo nel vivo della trasmissione. Io in questi giorni sono stato al nord e mi è capitato di vedere una televisione che praticamente si vede in tutta Italia, perciò non c'era bisogno che andassi al nord per vederla, però l'avrei potuto vedere anche a Roma. Però mi è capitato una televisione, tra l'altro, che ha come sede proprio a Padova, che è Canale Italia, e c'è stata una trasmissione proprio organizzata parlare di una trasmissione dedicata a un libro che in questi giorni sta andando per la maggiore, a parte le varie partecipazioni dell'autrice di questo libro nelle varie trasmissioni, tra cui per esempio ricordiamone una, Lucignolo, che era dedicato per una puntata intera, mi sembra. E praticamente è un libro che è al settimo posto nelle classifiche di vendita appunto dei prodotti editoriali. Praticamente una trasmissione dedicata, mi ha incuriosito, mi ha anche in qualche modo colpito, entusiasmato, e ho pensato bene di organizzare, avevo già una puntata tra l'altro programmata per questa settimana, ho pensato bene di invitare e dedicare appunto una puntata della Radio dei VIP, le nostre 2 ore praticamente in compagnia con voi amici radioascoltatori, proprio a dedicarlo a questo libro. Io a questo punto vado a presentarlo. Naturalmente il libro si chiama Porno Romantica, che è edito da Fazzi Editore, e tra l'altro siamo riusciti a avere il piacere di avere l'autrice, perché tra l'altro è impegnatissima in una tournée di presentazione, proprio organizzata, proprio un vero proprio tour, come si fa con i tour i dischi, circa 30 presentazioni in giro per l'Italia, mi sembra, poi ci dice di sì. E sto parlando di Carolina Cutolo, benvenuta a Radio Roma. Ciao Carolina. Grazie, buonasera. Eccoci qua. Carolina poi tra l'altro è laureata
laureata in sociologia e diciamo che praticamente si è impegnata molto perciò sul campo del sociale, per soprattutto in alcune in alcuni, come dire, settori del sociale, e è andata ad analizzarli ed è nato fuori prima un blog, poi un libro, poi adesso ce ne parlerà lei. E poi dopo, naturalmente, poi in quella puntata di Canale Italia, tra l'altro, era ospite, Carolina era in diretta da Roma, tra l'altro, allo studio di Roma di Canale Italia, e era ospite invece a Padova, non so, perché peraltro romana, ma stava a Padova, insomma, sì, adesso non so perché cosa, perché stessi a Padova, insomma, ecco, poi me lo spiegherà naturalmente lei, non in diretta, ma naturalmente, perché magari poi non lo vuol dire, forse. E comunque era a Padova, comunque, Loredana Bontempi, benvenuta a Radio Roma, e tra l'altro che è stata ospite anche più volte qui in radio, e anche su un'ultima puntata molto, molto, tra l'altro, significativa, e tra l'altro anche in cui sono venute fuori, sono emerse delle verità nascoste, effettivamente, sul mistero di Mona Pozzi. E poi invece l'aspettavamo nel corso della puntata, e diciamo che ha anticipato i tempi. È una, tra l'altro, una persona a cui sono molto legato, una psicologa, scrittrice molto brava, tra l'altro, nonché una collega, tra l'altro, che scrive anche sul portale di cui sono direttore, appunto, che è italimedia.it. Sto parlando di Irene Bozzi. Benvenuta, Irene. Grazie. Ecco, Irene, Salutiamo tutti. Irene più volte, tra l'altro, è stata ospite nei nostri studi per parlare, appunto, di svariati argomenti. Quando ho bisogno dell'opinione dello psicologo, faccio l'opinionista da te. Faccio capo sempre ad Irene, perché naturalmente dall'alto della sua professionalità e delle sue competenze, soprattutto professionali, riesce poi sempre a, come dire, ad analizzare quelli che sono gli argomenti che trattiamo, appunto, in radio. Io a questo punto mi fermerei però per qualche attimo, per ascoltare un brano musicale. Un brano musicale che praticamente io ho fatto. Noi, come ben sapete, noi scegliamo sempre un artista, un cantante, un cantautore, che praticamente poi usiamo come colonna sonora, appunto, di quella puntata le canzoni, appunto, di questo artista. In questo caso io ho chiesto a Carolina, vista che era l'ospite su cui poi verteva, appunto, la puntata stessa, ho chiesto quale fosse l'artista musicale che amava di più in Italia. E lei mi ha fatto tre o quattro casi, mi ha fatto quattro esempi, e tra quelli c'era Pino Daniele, che tra l'altro è un po' che non scegliamo come artista per la nostra colonna sonora, per accompagnarci musicalmente, appunto, in quella che è la nostra puntata. E abbiamo scelto Pino Daniele abbiamo scelto diverse canzoni, ma tutte dal vivo, perché poi dal vivo le canzoni sono più belle, non so, vero? Irene poi ne sa qualcosa, perché nella musica, come no, è nata, ha vissuto nella musica, perché è l'ex moglie, tra l'altro, di un famosissimo cantautore italiano, posso dirlo? Certo, Roberto Vecchioni, che salutiamo. E perciò, diciamo, a questo punto, diciamo, dal vivo è tutta un'altra cosa la musica, vero? Certo, tu ne sai qualcosa. E abbiamo scelto, appunto, queste canzoni, e Carolina ne ha scelte alcune in particolare. C'è una che ne ha scelta, adesso la andiamo ad ascoltare, che è una canzone benissima di Pino Daniele, che è Quando. Poi, perché ti piace tanto questa canzone, Carolina? Perché è molto languida. Per me, sulla mia pelle, perlomeno, mi dà una forte dolcezza, anche erotica a tratti. La senti sulla pelle? Bene. Allora, vediamo cosa succede alla pelle di Carolina durante questa esibizione, diciamo, questa esecuzione, soprattutto di Pino Daniele. Linea alla regia per ascoltarci Quando, appunto, dall'album è Son Amò, che è tutto dal vivo. Live. Eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone di Pino Daniele, anche la pubblicità, che non ho chiamato questa volta, però è arrivata da sola, si è attaccata direttamente, si è incuneata proprio nell'etere e si è attaccata completamente alla canzone di Pino Daniele. Vedi, io sto vedendo la pelle di Carolina, voi non la potete vedere. Che sensazione ti ha dato questa canzone?
qualche brivido come sempre. Senti, ma dimmi una cosa invece, per quanto riguarda il tuo libro, ricordiamo appunto Porno Romantica di Carolina Cutolo, tra l'altro che hai proposto a tanti editori, però mi sembra che non tutti hanno risposto positivamente. No.